Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen e oggi siamo qui con il primo episodio di The Division. Che ragazzi, io vi ho saltato tutta la parte iniziale, praticamente ci dicono che c'è stata una specie di epidemia che loro inizialmente pensavano fosse il vaiolo, invece era un altro virus messo sui soldi che al contatto con le mani delle persone si è iniziato a diffondere e quindi hanno chiamato una squadra specialistica chiamata la Divisione, da qui il nome The Division. Allora ragazzi, siamo nella personalizzazione del personaggio, eccolo qui. Allora io direi ragazzi, donna o uomo, mettiamo ovviamente uomo. Allora vediamo un po' ragazzi il tipo di viso, voglio personalizzarlo insieme a voi, voglio farlo bello figo e cazzuto il mio personaggio. Questo qui no, questo non lo so, questo sembra un gorilla mancato. Allora qui abbiamo il cinese, questo sembra boh, marocchino, Abdullah, anzi Aziz, questo insomma potrebbe andare. Questo sembra un evaso di galera. Questo qui sembra un drogato. Ragazzi, qui dobbiamo scegliere soltanto praticamente il modello di base della faccia. Allora, o il nero che fa figo, cazzuto il nero. Oppure io direi, ragazzi, proprio questo qui. No, questo qui no. Questo qui, ragazzi, sì, lascio lui. Mi piace la sua faccia. Tonalità pelle, vediamo un po'. Ce ne vari colori. Io direi di farlo così. Sì, questa pelle qua, vediamo un po'. Oppure così, ma sembra un indiano. No, facciamolo così. Colore iride, quindi colore degli occhi, ragazzi. Facciamo degli occhi. Vediamo un po'. Ci sono altri colori? No. Allora, ragazzi, io direi di farglieli o gialli o azzurro, cielo. Ho questo azzurro qui un po' spento. Questo sembra un viola molto molto spento, verde forte. Ragazzi, non so di che colore potergli fare gli occhi, sinceramente sto in dubbio tra, sono in dubbio tra questo colore qui e questo colore qui. Ok ragazzi, ho scelto e li facciamo di questo colore qui, va bene così. Andiamo avanti. Capelli, allora acconciatura, questo sembra un impiegato d'ufficio. No grazie. Così, insomma, così sta bene. Potrebbe andare. Anche così, ragazzi. Così fa. Fa molto figo, cazzuto. Oppure così. Portata indietro e rasati. Ragazzi, voi che ne dite? Così? Lunghi o così? Io direi così, ragazzi. Belli rasati, come si usano ora. Sì, va bene così. Allora, barba e baffi. Allora, senza. No. Così è come ce l'avevamo prima. Poi qui c'è con la barba, vedete? Baffi, oppure così. I ragazzi direi di farlo così, un po' con la barba e i baffi. E il colore dei capelli può essere o nero o di questo colore qui. Qui andiamo sempre di più schiarendo. Qui sono castani. Qui sono tipo gialli, molto poco intenso. Qui un po' più gialli. Qui grigi. E qui bianchi totalmente. Ragazzi, io direi di farglieli su questo biondino qui, che ne dite? Che resto dei colori? Nero no, troppo classico. Questo giallo qui non è male, ragazzi. Sì, facciamoli di questo giallo qui. Va bene. Allora, tratti distintivi, cicatrici. Io non so, ragazzi, se li voglio mettere cicatrici. A me non tanto piacciono. Però sembra uno sfregiato. Qua un'altra cicatrice, sembra che abbia avuto uno scontro con Freddy Krueger. No ragazzi, lo lascio senza, a me non piacciono molto le cicatrici, ve lo dico sinceramente. Pitture di guerra, queste potrebbero andare, vediamo qui. Mi sembra l'ultimo dei miei cani, no. Vediamo così. Non lo so ragazzi, non è che mi piace neanche così più di tanto. Queste pitture di guerra. No, niente, mettiamoli i tatuaggi, quelli sì ragazzi. Pitture di guerra non mi sono piaciute, tatuaggio sì però. Cos'è qui? Una specie di drago. Bello questo, un tribale. Oppure così. Oppure così. Ragazzi, io rilascio questo qui. Vediamo la saturazione del tatuaggio. O glielo schiariamo. Oppure, ragazzi, lo facciamo bello figo e cazzuto. Sì, sì, così. Bello aggressivo. Si deve vedere che abbiamo il tatuaggio. Sì, ragazzi, sì, va benissimo così. Allora, accessori. Vediamo un po'. Piercing e occhiali. Qui è senza. Qui c'è il piercing. Qui c'è l'orecchio. Qui vediamo un po'. C'è la sotto lei. E qui così. Vediamo. Sì.
Ah, qua ce l'ha sul naso. Qua c'è gli occhiali, ragazzi. Io gli metto gli occhiali, faccio un bello figo cazzuto. Guardate qua. Vediamo un po'. Di questi occhiali, ragazzi, sono fighi cazzuti. Questi sembrano quelli di un morto, quindi no, ragazzi, io devo mettere questi occhiali qui. Allora, conferma. Però, ragazzi, sinceramente mi aspettavo qualcosa di più dalla base del personaggio. Cioè, pensavo fosse un po' più. Ci fosse un po' più di cose da fare, invece è abbastanza scarna, sinceramente. Comunque, confermiamo, questo è il nostro nuovo agente, guardatelo qui. Sembra un narcotrafficante, quindi va bene. Guardatelo, ragazzi, quante fighe cazzuto, eccoci Utilizza qui. software per l'analisi computerizzata attivata. I sistemi ASIC sono operativi. Allora, ragazzi, qui abbiamo un nuovo obiettivo. Quindi dobbiamo fare un Prepararsi presso tutorial. l'indicatore per Riparati. iniziare la verifica Premix, delle come si dice, non è anomalie. per usarlo. Ok, ragazzi. Avvio test balistico. Allora, Sparare ai mira e bersagli spara. evidenziati. A cosa devo sparare? Ah, devo sparare ai bersagli, ok. Dell'arma principale riuscito. Ok, ragazzi, questo è fatto. Allora, passa. Premi per impugnare l'arma da lancio. Premi. Ok, ragazzi. E qui siamo passati all'arma principale. Quindi. Ecco qua. Allora, Avvio spingendo due test volte il balistico. triangolo, siamo Sparare ai passati bersagli evidenziati. all'arma. Ok. Prova di fuoco riuscita. Allora, rifugio roccia di Benvenuto a Plymouth. bordo, agente. Sono Dobbiamo Luis andare al Brandi, rifugio. comandante della sezione nord-est della divisione. La tua attivazione è dovuta alla pericolosa instabilità di Brooklyn. L'ISAC ci ha aggiornato sui tuoi Ragazzi, curiamo progressi. qua, se non ci svegliamo Procedi più. al rifugio più Si corre vicino con per il ottenere la solito dotazione L3. completa. Allora, ragazzi, io ho aspettato sinceramente a iniziare questo gioco e ho fatto bene. Ho letto che nei primi giorni ci sono stati già due crash totali dei server. Agente, ho conferma dell'arrivo dell'agente Fei Lao. Non Vai a sono io parlarle l'unico. quando entri. Agente Feilao. Entra nel rifugio. Ok, ragazzi, entriamo. Qui scavalchiamo. Ok. E inoltre, ragazzi, la cosa più assurda, ho letto che per Stai essere entrando in un'area sicura. confermati come agenti c'è da Liberati. fare. Apriamo la porta. C'è da fare una specie di check out, comunque una specie di riconoscimento. E si sono create code anche di 45 minuti barra un'ora. Vedete, qui ci sono altri ragazzi. Ecco qua, ok, questo è, ragazzi, il punto che dicevo. Allora, vedete qui, ragazzi, ci sono altre persone che come noi. Vedete, ah, bellissima questa cosa. Possiamo anche visualizzare il giocatore. Ah, molto molto bello, ragazzi. Questa cosa Guarda che qui mi piace molto, spettacolo. figa e cazzuta. Allora, qui possiamo parlare col Saluta venditore e Lucy. possiamo, vedete, acquistare o vendere oggetti se ne abbiamo. Noi siamo ancora di livello basso, quindi non possiamo acquistare ancora un beato cazzo. Magari Allora, ragazzi, troverai qui un'altra volta. cosa avrei da fare? Rifugio. Qui vediamo questi chi sono, vediamo un po'. Questa, ragazzi, era la fila che vi dicevo da fare. Ma io vedo che là non è il nostro turno, noi dobbiamo andare. No. Noi dobbiamo andare qui. Sai che ti perdi? Stiamo perdendo il Vediamo che quartiere. I succede. riottosi Stiamo avanzano, parlando, stanno venendo perdendo da il questa quartiere. parte. Ci serve della gente lì. Ah, questa è la gente che ci serviva. Non hanno chiamato solo me. Sono Fei Lao della divisione. Sono stata attivata insieme a Failout. te. Parte della seconda ondata. Non so che cosa sia successo alla prima ondata, ma purtroppo Sembra la sorella abbiamo di ancora Bruce Lee. molto da fare. Abbiamo pochi dati e non possiamo assolutamente fallire. Non finché Manhattan è bloccata e Brooklyn è in bilico. Quelli come noi sono l'ultima linea della resistenza. Forse sapremo qualcosa di più Siamo dopo aver l'ultima linea, incontrato il ragazzi, della comandante. resistenza. Dati sulla situazione, su chi trasforma le strade in una zona di guerra, su qualunque cosa possa farci capire come muoverci. Ora con permesso, tenente. L'agente Eisen e la sua squadra si stanno occupando dei rapporti. Se vuoi trovare una zona calda, chiedi a lui. Ok, ragazzi, qui. Completa Allora, entra l'attivazione in contatto con l'agente antiterminale, della abilitare divisione. Completa l'attrezzatura allo stato l'attivazione. operativo della Allora, ragazzi, questo è prima quello che vi dicevo 51. l'altro giorno. Cioè, perché vi dicevo che è successo l'altro giorno. Vedete, qua bisogna Identità completare la personale. registrazione. Attrezzatura E scena nei attivata. primi due giorni, siccome la gente era troppa,
praticamente ci sono state file di tre quarti d'ora, anche un'ora, per completare la registrazione per poter giocare. Non avevo mai visto Brooklyn in questo stato. Se sopravvive a malapena. Sarò il tuo contatto per l'operazione di emergenza. Siamo sempre in azione. Cristo, se va avanti così mi cadranno tutti i capelli. Ok ragazzi, penso che ho completato la registrazione. Allora, ordina a Brooklyn, recupera le scorte di cibo. Ok ragazzi, quindi io da qua praticamente dovrei, presumo che dovrei uscire. Stai abbandonando l'area sicura. Amici, che sto abbandonando l'area sicura, devo farlo. Vediamo un po' ragazzi come muovere i primi passi qui. Allora, qua devo saltare, eccoci qui. Cerca le scorte di cibo. Allora, optional abilità, praticamente un'abilità, vediamo un po'. Abilità, vediamo un po' cosa posso sbloccare. Allora, tecnologico, base e sicurezza o medico. Quindi ragazzi, qua abbiamo anche abilità che possiamo sbloccare. Allora, segno impulso a uno slot. Ok. Ok ragazzi, questo l'ho ucciso. Ok, abbiamo ucciso il nostro primo nemico. Perquisiamolo. Andiamo un po' qui. Rifornimenti scomparsi identificati. Qua prendi tutto. Ok ragazzi, allora dobbiamo andare da qua. Ragazzi, comunque le prime impressioni sono molto molto positive. È veramente un... sembra... Allora, gli oggetti saccheggiati finiscono nel tuo inventario. Premi option per aprirlo ed equipaggiarli. Ok ragazzi, vediamo un po'. Abbiamo un nuovo oggetto equipaggiato. Allora, qua abbiamo la salute, vedete, potenza, abilità, panoramica. Ecco qui. Abbiamo il fucile della marina. Equipaggio, però non posso equipaggiarlo perché probabilmente è già equipaggiato. Qui abbiamo la corazza, ecco. Zaino equipaggiato. Ok ragazzi, abbiamo equipaggiato lo zaino. Qui abbiamo, vedete, possiamo metterci anche le ginocchiere, guardate. E sono apparse le ginocchiere, se vedete, sotto al personaggio. Possiamo mettere i guanti che io ho già, vedete, sì, ho già equipaggiato. Quindi ragazzi, è veramente una figata assurda. Veramente, veramente ragazzi, molto molto bello. Allora, qui cos'è che bisogna fare? Mi indica qua X. Forse devo salire più che scendere. Mi do ancora un attimo ragazzi di abituare i tasti. Abbiate pazienza se vedete che ogni tanto ho difficoltà. Ma mi devo ancora abituare per bene i tasti. Che poi sono X per nascondersi e cerchio per salire. E con L3 si corre. Ok ragazzi, qua segui. Ok ragazzi, dobbiamo mettere in sicurezza l'area. Quindi presumo che qua bisogna combattere. Nascondiamoci. Qua fuori uno. Guardate ragazzi, si sono iniziati a nascondere. Tutti bastardi. Mi stanno sparando. Primo scontro a fuoco ragazzi. Ok ragazzi, ricarichiamo l'arma e subito uno e subito due. Perfetto ragazzi. Ah, con il quadrato ricaricate l'arma. Perfetto. Qua abbiamo recuperato. E qui, ecco qua ragazzi, marca per la GTF. Non ho visto. Allora ragazzi, dobbiamo mettere in sicurezza. Ecco qua, altri nemici. Ragazzi, qui dobbiamo fare molta attenzione. Ecco qua ragazzi, fuori il primo. Ovviamente ora i nemici non sono ancora molto forti. Fuori il secondo. Non ho paura che l'altro provi ad arrivare alle spalle, infatti. Ecco, fuori il terzo ragazzi. Qua abbastanza diciamo approssimativo come combattimento nell'uno contro uno, vedete, mi ha mancato.
Ma questo perché? Perché i nemici ovviamente sono ancora inizialmente deboli. Poi non sarà tutto così facile, insomma. Qui basta avvicinarci per prendere le varie cose dai cadaveri. Non c'è bisogno ogni volta di perquisirli. Ok ragazzi, allora trova le scorte rimanenti. Quindi dobbiamo andare qui. L'arma l'ho ricaricata. Ok. Ragazzi, ci indicano cosa aprire. Allora, saccheggia tutto. Ok ragazzi, abbiamo saccheggiato qua. Marca per il nostro collega. Ok ragazzi, abbiamo fatto la prima missione. Ottimo lavoro agente, porteremo quel cibo ai bisognosi. Ok, sono contento. Allora, sono disponibili altre missioni. Ragazzi, premete il tasto centrale, che sarebbe questo qui, e potete vedere quali altre missioni sono disponibili. Allora vedete ragazzi, ho altre missioni volendo secondarie da poter fare. Quindi andiamo a farci la seconda missione secondaria. Però ragazzi, prima di fare la seconda missione secondaria, io per ora concludo qui questo primo video su The Division. Le prime impressioni che ho letto ragazzi sono molto molto positive. Un bellissimo gioco. Già si vede che insomma è fatto bene. Ovviamente qui ragazzi dovete cercare di avere pazienza, soprattutto all'inizio, farvi tutte le missioni per sviluppare per bene il personaggio. Prima di andare nella Dark Zone dovete farvi un bel po' di missioni e avere un bel po' di armi a disposizione. Ok ragazzi, allora io come sempre vi invito a lasciare un like per farmi capire se la serie vi può interessare, se volete che vi porto dei Division sul canale. Come vi ho già detto, non è walkthrough, quindi vi porterò di tanto in tanto delle missioni che farò. Nel frattempo svilupperò privatamente, cioè per i fatti miei, il personaggio. Commentate, condividete, se non avete fatto mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale. Qui da un giorno 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella.